So che è interesse del Presidente del Consiglio e dei partiti che si definiscono della sua maggioranza, incontrarsi, magari per mettersi d'accordo prima su cosa proporre. Noi dell'Italia dei Valori siamo fortemente contrari a che un governo tecnico, diventi politico, perché lì è andato solo per l'emergenza e ciò che ha da dire e da fare lo porti in modo trasparente nelle commissioni parlamentari, nell'Aula e non nei retrobottega per cercare accordi e compromessi al ribasso. Mi lasci dare un consiglio al Presidente del Consiglio Monti. Lo faccia subito quel che ha da fare, perché il consenso popolare dura poco. Aspettiamo alla prova dei fatti il governo Monti, perché egli, nel momento in cui ci ha chiesto fiducia, ha detto che al primo posto avrebbe messo la giustizia sociale. Giustizia sociale vuole che i fondi necessari per far quadrare i conti, questa volta li pagano quel che non hanno mai pagato. Per definizione, prima di criticare bisogna vedere il provvedimento, ma è certo che i lavoratori che hanno pagato i contributi per 40 anni hanno diritto alla pensione e se proprio si vuole intervenire sulle pensioni, lo si faccia su quelle dei privilegi, su chi ha 4 o 5 pensioni, su coloro che vanno in pensione senza aver pagato i contributi. Questo è ciò che c'è da fare e non certamente continuare a far pagare contributi a coloro che dopo 40 anni di lavoro effettivo e non figurativi, allora hanno diritto ad andare in pensione. Ieri c'è stato il primo provvedimento su cui questo governo ci ha chiesto il voto ed era appunto sul patto di stabilità. Nel patto di stabilità abbiamo detto sì a che i conti siano sempre stabili e tornino tra entrate e uscite, quindi l'abbiamo votato e quindi come vedete gli abbiamo dato fiducia in questo senso, ma abbiamo detto no e abbiamo votato contro, quanto per controllare se le leggi sul patto di stabilità che fa la Camera siano corrette o non abbiano fatto 2 più 2, 5, più 2, 2 più 2, 3 invece che 4, hanno inventato un nuovo organismo tecnico che chiamano indipendente ma che viene eletto dallo stesso Parlamento, come dire il controllato che si nomina il suo controllore, mentre noi volevamo che a farlo fosse la Corte dei Conti. In questo caso abbiamo votato no. Come vedete, nei confronti del governo Monti, noi in modo laico ci poniamo e ci proponiamo a valutare in concreto cosa fa. Ieri ha fatto una bella cosa con il portare a termine il patto di stabilità, ha fatto un grande errore il governo e il Parlamento ad affidare il controllo della quadratura dei conti che approva il Parlamento al Parlamento stesso, perché è chiaro che ognuno si approva i conti come gli pare e piace. Ci vuole un organo terzo, costituzionalmente garantito, come la Corte dei Conti, a verificarlo.